Fortnite per Stranger Things potrebbe tornare molto presto. Infatti abbiamo tantissime coincidenze che ci fanno pensare ad un ritorno di questa collaborazione nei prossimi giorni qui all'interno di Fortnite. Prima di iniziare andiamo a regalare la bellissima skin di Aura ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Ecco il fortunato di oggi, andiamogli a mandare questa skin e mettiamo questa scatola a regalo, facciamo acquisto un dono, invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva questa skin di Aura e dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Come sempre skin regalata con il codice creatore Daccini, quindi se utilizzi questo codice mandami la foto o ancora meglio taggami su Instagram, in questo modo sarai ripostato nel prossimo video. Partiamo subito e come già detto in precedenza in questo video andremo a parlare del ritorno della collaborazione tra Fortnite e Stranger Things. Del ritorno perché già questa collab avvenne nel 2019 con l'arrivo di alcuni personaggi, alcuni portali all'interno della mappa, ma finalmente dopo 3 anni potrebbe tornare nei prossimi giorni. Quindi guarda questo video fino alla fine perché rispetto ai precedenti abbiamo veramente tantissime informazioni e soprattutto abbiamo anche un possibile gioco in cui arriverà questa collaborazione. Ma prima di parlare della collab e di tutte quante le novità che potrebbe portare nei prossimi giorni, andiamo a vedere alcune novità che arriveranno sempre nelle prossime settimane qui su Fortnite. Infatti, come ci va a scrivere questo leaker, gli aerei che torneranno molto presto all'interno della mappa avranno punti di spawn situati in cima ai 3 punti di interesse piste. Infatti abbiamo questi punti di interesse praticamente in cielo che sono delle piste e appunto in queste zone che sono esattamente 3 all'interno della mappa andranno a spawnare molto presto nei prossimi giorni gli aerei, quindi gli aerei faranno finalmente il loro ritorno qui su Fortnite dopo un bel po' di tempo e saranno disponibili recandoci in queste varie zone di mappa. Infatti eccovi qui a schermo un piccolo gameplay di come si andrà a mostrare questa sorta di pista con gli aerei sopra e quindi saranno disponibili probabilmente dal prossimo martedì o comunque nei prossimi giorni, forse col prossimo content update appunto Fortnite andrà a inserire gli aerei all'interno del gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate, gli aerei ovviamente sono uno dei veicoli più amati dai giocatori e quindi penso che tutta la community sia abbastanza contenta del loro ritorno in mappa. Sono ormai passati un paio di giorni dall'inizio dell'evento del Fortnimers e voglio sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro evento di Halloween preferito mai fatto qui su Fortnite. Quindi ad esempio se questo evento vi piace, qual è stato comunque quello che vi è piaciuto di più finora su Fortnite. Ovviamente questo qui del 2022 è un po' presto per dargli un voto, però comunque fatemi sapere se vi piace. Comunque fatemi una specie di classifica su qual è stato il vostro evento di Halloween preferito, diciamo dal migliore al peggiore che avete giocato. A parere mio il migliore evento di Halloween che ho mai giocato è stato proprio quello della vendetta di Mida del 2020, dove appunto fu introdotta tutta quanta l'agenzia in versione ombre, poi venne anche introdotto il boss di Mida ombre e tantissime altre novità. Quindi a parere mio, almeno secondo i miei gusti, quello è stato l'evento del Fortnimers preferito. Quindi l'evento della vendetta di Mida 2020 è stato l'evento che ho apprezzato di più qui su Fortnite. Fatemi sapere il vostro qui sotto nei commenti e se finora vi sta piacendo l'evento di Halloween di quest'anno, che come già detto è iniziato comunque da non molto, quindi è un po' presto per dargli un voto. Andando avanti abbiamo anche un'altra possibile collaborazione di cui già parlai in passato, che potrebbe arrivare prossimamente su Fortnite. Infatti come ci fa scrivere questo leaker, Fall Guys avrà una collab con SpongeBob, quindi appunto Fall Guys avrà questa nuova collaborazione nella sua nuova stagione. Come puoi immaginare tutto ciò che esce in quel gioco potrebbe arrivare anche su Fortnite, visto che Epic da un po' di tempo ha ottenuto appunto i suoi diritti. Quindi non è ragionevole pensare che possa succedere in seguito che appunto arrivi SpongeBob qui all'interno di Fortnite, perché già più o meno all'inizio dell'anno si parlava di questa collaborazione tra Fortnite e SpongeBob, c'erano alcuni leaks appunto che erano arrivati, però alla fine non è più arrivata questa collaborazione. Però visto che adesso Fall Guys nella sua nuova stagione andrà a collaborare con SpongeBob, visto che Fall Guys la Epic detiene i suoi diritti, tutto ciò potrebbe avverarsi anche su Fortnite, quindi in futuro possiamo aspettarci la collab tra Fortnite e SpongeBob con l'aggiunta della skin e tanti altri personaggi. Fatemi sapere se a voi potrebbe piacere
questa collaborazione con SpongeBob e l'aggiunta della sua skin e molto altro. Passiamo avanti, finalmente andiamo a parlare della collab tra Fortnite e Stranger Things che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Come già vi parlai in diversi video, appunto nelle scorse settimane è stata introdotta questa nuova zona in mappa dove appunto dallo scorso aggiornamento è anche presente il nuovo boss che uccidendolo possiamo anche ottenere la sua arma mitica. Questa sorta di casa è stata introdotta proprio per questo evento del Fortnimers, ma in futuro, ovvero all'inizio di novembre, potrebbe trasformarsi anche una casa per la collaborazione tra Fortnite e Stranger Things. E adesso vi andrò anche a spiegare il motivo. Infatti questa casa, se la andiamo a vedere appunto nel dettaglio, ha moltissime somiglianze con la casa di Stranger Things, la casa di Vecna. Infatti a schermo state proprio vedendo la comparazione fra le due case, si assomigliano veramente tantissimo. E appunto questa casa, secondo molti leaker, potrebbe appartenere in futuro, non in questo evento del Fortnimers, ma bensì all'inizio di novembre, a un ritorno della collab con Stranger Things. Infatti al suo interno tiene anche tantissimi dettagli che potrebbero farci pensare a questa collaborazione. Uno di questi, e soprattutto uno su tutti, è proprio l'orologio che troviamo qui nella casa. Vediamo se adesso lo riesco a trovare l'orologio, eccolo qui. E secondo molti leaker appunto questo orologio potrebbe essere proprio quello che vediamo anche in Stranger Things. Infatti la somiglianza c'è e su questo non c'è dubbio, e proprio questo fa pensare a un arrivo di questa collaborazione. Ma quando potrebbe arrivare questa collaborazione? Infatti la coincidenza è che questa casa è stata introdotta per l'evento del Fortnimers, ma questa collab appunto potrebbe arrivare il 6 di novembre, perché il 6 di novembre si celebra proprio lo Stranger Things Day. Quindi il giorno di Stranger Things è proprio il 6 di novembre, e per questa data, per celebrare questo giorno, Fortnite potrebbe riportare questa collaborazione dopo ben 3 anni, dopo il luglio 2019, all'interno di Fortnite, all'interno del gioco. Potrebbero apparire nuovi portali e tantissime altre novità, e questo sarebbe veramente molto molto interessante. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, quindi segnatevi la data, il 6 di novembre, che poi avremo anche un aggiornamento qualche giorno prima, potremmo vedere, o meglio rivedere, questa collaborazione con Stranger Things all'interno di Fortnite. Magari la casa diventerà ancora più simile a quella di Stranger Things con l'arrivo del nuovo aggiornamento che uscirà dopo l'evento del Fortnimers. E quindi appunto, secondo molti leaker, questa casa potrebbe essere stata introdotta per l'evento del Fortnimers per contenere il nuovo boss che è stato introdotto in questo evento, ma dopo l'evento, ovvero il 6 di novembre, potrebbe trasformarsi realmente in una casa in collab con Stranger Things. Quindi questa coincidenza ci fa pensare appunto all'arrivo di questa collaborazione, visto che il 6 di novembre, come già detto, avremo proprio lo Stranger Things Day. Quindi queste coincidenze ci fanno pensare appunto al ritorno della collab. Ovviamente sono solamente delle teorie, non c'è nulla di certo al 100%, per questo dovremmo attendere le prossime settimane e i giorni prima del 6 di novembre. Comunque scopriremo sicuramente molto di più con la nuova patch che uscirà direttamente dopo l'evento del Fortnimers. Quindi appunto questa casa, come potete ben vedere, come già ne parlai in diversi video, assomiglia veramente tantissimo a quella di Stranger Things e di Vecna. Magari appunto introdurranno proprio la skin di Vecna all'interno del gioco. Abbiamo anche tantissimi concept fatti da giocatori della community su come potrebbe presentarsi questa skin, e sono anche concept fatti veramente molto molto bene. Fatemi sapere se vorreste la skin di Vecna, ma anche di altri personaggi legati al mondo di Stranger Things su Fortnite. Ovviamente se tornerà la collab torneranno anche le vecchie skin uscite nel luglio 2019, insieme a tutti quanti i portali e tanto altro ancora. Fatemi sapere se secondo voi ha senso questa teoria dell'arrivo della collaborazione proprio per il giorno di Stranger Things, che sarebbe il 6 di novembre. Comunque fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prima di continuare voglio ringraziare come sempre ben 3 persone che mi hanno mandato la foto o hanno shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che state vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E se anche voi volete essere repostati nel prossimo video, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare
il canale e grazie mille ancora alle tre persone di oggi che mi hanno supportato inserendo il mio codice creatore Daccini nello shop di Fortnite. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del ritorno della collaborazione tra Fortnite e Stranger Things per lo Stranger Things Day del 6 di novembre. Fatemi sapere anche cosa ne pensate del ritorno degli aerei e di tutte quante le novità che abbiamo visto in questo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante le novità che abbiamo visto all'interno di questo video, compresa la collaborazione tra Fortnite e Stranger Things. Noi ci vediamo ad un prossimo video.